Allora, come potete vedere dall'alto della mia terrazza, della mia torre, in questo periodo mi sono dato molto da fare per poter migliorare il territorio in cui vivo. Come vedete, ho creato molti terreni per raccolti, eccetera. Alcuni ancora non li ho utilizzati perché devo ancora scegliere. Ho operato anche delle modifiche strutturali alla casa, tipo un bellissimo cactus perché mi fa da cosa di rifiuti. E in più ho allargato sia gli arabi scavato e ho raccolto un sacco di materiale. Spero solamente che mi potrà essere. E devo dire che ho costruito anche questo tetto basso, così se entro un Enderman mi metto qua sotto e non mi può raggiungere. E lo posso facilmente ingrottare. Ho anche incantato i ferri che possono essere utili. E ho minato come un dannato. Ma la cosa più bella è che questa modalità non mi sta eccessivamente distruggendo. Ho allargato il recinto perché probabilmente voglio allevare anche dentro casa determinate tipo le mucche e forse anche per avere più vicinanza. La mantò. Però venite da me e vi faccio vedere due cari amici che finalmente ho potuto battezzare. Ecco a voi i miei due cuccioli e il loro nuovo nato. Si può dire chiaramente che Regex e Sinergo rimarranno con me per tutti i gameplay futuri che farò in questa serie. Sono contento perché ho sempre desiderato fare un gameplay con Regex e Sinergo. E adesso ho Regex e Sinergo con me, anche se sono solamente delle copie speculari dei youtubers che adoro. La cosa non mi dispiacerebbe se loro facessero un canale per Master Chorus. Sarei felicissimo di avere l'onore di stare con loro. Come vedete, ho creato queste piattaforme rialzate. E porca puttana, devo ricordarmi che devo correre. Allora, dicendo, ho creato questa piattaforma rialzata in modo che io mi posso salire agevolmente e i mob, no, rimarrebbero bloccati in questo percorso che non possono saltare, neanche gli scheletri. E poi ho creato tra le intersezioni dove posso salire dei ponti, in modo che posso arrivarci senza problemi. Le case dei nemici le ho modificate molto, devo ammettere. Per esempio ho lanciato tre case insieme e posso utilizzare il tetto per poter controllare la situazione dall'alto e nel caso cecchinare gli eventuali nemici. Probabilmente dovrei strutturare meglio la zona, ma per il momento va bene così. Ah, sta per tramontare il sole. Non voglio ancora rintanarmi come un pollo dentro casa. Per cui, prima che arriva la notte, vorrei farvi vedere anche le modifiche strutturali che ho fatto alla mia miniera principale. Per cui, venite con me. Andiamo alla mia prima miniera, la più grande. Le altre ve le farò vedere in seguito. La prima merita di essere guardata per come l'ho strutturata. Scusatemi, dato che vorrei fare colazione, mi fermo un paio di pistacchine. Naturalmente qui avrei dovuto tagliare un po' di alberi, però non tagliare più, sono ancora.
Come lo consiglierei di fare per questo periodo nei punti dove meno spammino? Comunque la struttura che ho creato mi sembra abbastanza buona. E come vedete, mi sono dato molto bene. Cazzo, posso stare in re di là, dall'altra parte. Ecco, come vedete mi sono dato molto da fare e ho creato questo è l'ingresso dell'extremo. E devo dire che credo di aver fatto un buon lavoro. Ci sta la mia riserva di grasso di pane. Sempre comodo avere dell'acqua a portata di mano. Per cui mi sono creato questo semplice. Il lago sotto la mia c'è stata, per cui devo solamente chiuderlo e strutturarlo. Adesso vi porto a vedere una cosa. Questa montagna l'ho scavata tutto intorno. Ancora non ho potuto collegare tutti i condotti che stanno facendo, ma se mi gira qui sopra invece mi sono una torre di osservazione. Invece c'è l'uscita per poter andare nella zona dell'altro mondo. Perciò mi raccomando, seguitemi e fate attenzione. Adesso ci dirigiamo verso il lato sud della montagna, passando per il tunnel costiero. Adesso andiamo a sud. Questa è la terrazza che è là su. Naturalmente il collegamento si estende per tutta la circonferenza. Ho messo casso dunque. Ed ecco, questa è la mia terrazza che vedete. Che dà sulla parte, totalmente protetta, perché a volte cadono i piedi. Aspettare di trovare un mezzo di testone. Ed ecco qua, l'uscita di qua. Ho fatto un buon lavoro su di qua. Ero probabilmente con il mio per il momento ho creato un punto abbastanza sicuro. Scusatemi se perdo la gamba a chiudere. Voglio creare un intersezione e cancellare il se su una parte punto non mi può venire ad attaccare la strada. È una prudenza però necessaria. Questo porto è entrato quando era in fase di costruzione e sinceramente mi dispiaceva ucciderlo perché mi fa compagnia. Rimane qua con me. Non lo so. Probabilmente si non sa perché non mi scambiare un bel mondo da che mi quindi fa compagnia. Per il momento mi dispiace uccidere, ma sguardo così triste. Si sente solo. Scusate, mi vado per mangiare. Ci sono fatti. Ok, adesso dovete vedere una cosa interessante. Un bunker. Non posso allevare perché ho un testo per far cadere in mano, però posso coltivare. Ed infatti, qua ci sono le patate, qua ci sono le canne. E cresce un po'. Quindi la mia patata. Qua ci sta il grano. Qua ci sta la patata. Ed è qua il mio sistema di raccolta che funziona.
funziona alla perfezione. Quando avrò molto meno tempo, mi farò delle ottime carte di sopra. E da quello che ho visto, ti ricaricano la torre della fame in modo. E per finire, vi faccio vedere la luce della torre. Tutto quello che ho. Non c'è possibilità di essere incappettato da poco. Tutto altamente illuminato. Penso che sarà difficile che spawn qualcuno a quello. Molto qua dentro. Ho usato una quantità incredibile di cartone e di legno per tutto questo processo. Ma è stata una spesa necessaria. Come vedete, ho modificato dall'ultima volta. Questa è la lumiera di Andalina, senza quello che ho fatto dell'altra volta. E vi assicuro che qua questo bunker è perfetto. Questa è la stessa lucina. Come potete vedere, l'altra volta ci sta una lumina qua e ci sta un po'. E me la tengo come nuovo. Ho lasciato il terreno con insomma magari posso mettere un po' di più qua magari non lo so, ne devo inseguire. Comunque come potete vedere questo anche creare sempre il sottosuolo tanto da incantesimo. Come vedete ho attaccato molti scheletri e mi sono preparato molto. Come vedete non combatto solamente di gente, ma per colpa combatto anche di gente. Come vedete ho preso tanto di quel materiale e sono riuscito anche a incantarmi. E penso, quando avrò abbastanza livello, voglio mettere alle mani. E ho notato che Anatema mi permette di uccidere più facilmente creature morte. Ma il fragello riesce a colpire molto più duramente creature morte. Come vedete la miniera è quella. E si può dire proprio che per oggi ci possiamo salutare. Alla prossima!